Ora nel Cremonese, dove, lungo l'Oglio e lungo il Po, sorgono ancora quasi 4.000 antiche cascine, in alcuni casi di notevole valore storico e artistico. Vediamo. Tra l'Oglio e il Po sono i luoghi delle estati di principi, vescovi, aristocratici di ogni tempo e di mezza Europa che dietro di sé hanno lasciato case come questa perché le hanno possedute o abitate per lunghi periodi di comode vacanze in campagna. Cascina Farisengo, una delle più antiche, appartiene ancora ai discendenti dei vecchi proprietari. Era un insediamento longobardo. Gli inizi dell'Ottocento è passata nelle mani della famiglia Anselmi, di cui sia io che mio marito siamo i discendenti, in quanto il mio nonno e la nonna di mio marito erano fratelli e sorelle. Gli interni, maneggiati più volte, fanno solo intuire lo splendore della vita di un tempo. La collezione di carrozze e di attrezzi legati all'economia contadina completano il quadro, insieme al giardino, in parte di gusto cino-giapponese, in parte di tipo romantico. In quest'area del Po le cascine censite sono 4.200, hanno valenza storico-artistica, il patrimonio è cospicuo e si regge sulle forze economiche dei privati che aspirano ad un futuro di turismo rurale. I proprietari sono molto più avanti della pubblica amministrazione. Hanno pensato di darsi da fare personalmente, di stabilire dei rapporti e delle relazioni, di creare agriturismi didattici, una mini rete che un tempo era impensabile. La speranza è che Expo 2015 non dimentichi un'area come questa, che si sente forte anche per la qualità dei prodotti della terra e la sua cucina slegata da ogni tipo di accademia.